Una chiamata anonima, poi l'evacuazione e l'intervento delle forze dell'ordine. Martedì mattina a Pavia è scattato un allarme bomba all'interno del liceo Taramelli, in pieno centro storico. Attorno a mezzogiorno gli studenti sono stati fatti uscire dalle classi, poi nell'edificio sono arrivati gli artificieri e le pattuglie cinofile della Polizia di Stato. Gli agenti della Polizia locale sono invece intervenuti per mettere in sicurezza la zona, bloccando il passaggio di pedoni e ciclisti in via Mascheroni. Nel giro di un paio d'ore la situazione è fortunatamente rientrata. L'ispezione degli artificieri ha dato esito negativo e la strada è stata riaperta. Nessun pericolo dunque, ma più probabilmente una bravata di qualche studente, come già successo più volte in passato. No, sì, è un allarme bomba che fortunatamente è rientrato, poteva essere il solito allarme che tutti conosciamo perché tutti siamo andati a scuola, non è una cosa molto originale quella di invocare, lanciare un allarme bomba magari per evitare un compito in classe, un'interrogazione. Chi lo fa deve sapere che al di là della goliardata scomoda e impegna le forze dell'ordine che magari togliendoli da altri servizi più importanti, perché comunque quando viene lanciato un allarme bomba non si può sottovalutare l'allarme. Noi siamo stati impegnati come polizia locale per la viabilità nella zona interessata dal liceo Taramelli, che fortunatamente si è conclusa soltanto con un impegno delle forze dell'ordine che, come ho detto prima, sono state distolte da altri impegni ordinari istituzionali. Diciamo, lo ricordiamo a chi insomma lancia questi allarmi, che c'è anche un rischio, che è il rischio di venire denunciati per procurato allarme, e non è una cosa da poco. Assolutamente sì, il rischio è quello. Ovviamente le denunce e le segnalazioni sono anonime, vengono fatte dall'esterno della scuola. Quando andavo a scuola io non c'erano i cellulari, si faceva dalla cabina del telefono probabilmente, e adesso vengono utilizzati i cellulari. Però attenzione, perché anche attraverso la chiamata si può risalire, e se uno volesse si può risalire dal telefono dal quale è partita la chiamata, ed effettivamente è un reato di procurato allarme.